E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono sempre il vostro Andreuzzo di quartiere. Carissimo Andreuzzo di quartiere, mi stavo dimenticando. Primo video del 2023. E innanzitutto ragazzi, non potevo non cominciare facendo gli auguri di buon anno. Come avete passato questo Natale, questo Capodanno? Io ragazzi mi sono riempito come un porco. Sono andato a passare il Natale dai miei zii a Belluno e adesso sto di nuovo qua a Bologna e mamma mia, ho passato la sera di Capodanno a casa per cazzi miei al PC a non fare un fico secco e niente, oggi pomeriggio mi sono rimesso a questo gioco, mamma mia ragazzi, Pokémon MMO, a parte il fatto che non mi aspettavo una roba così, cioè non me l'aspettavo sinceramente, per me deve essere abbastanza un po' porco due. Perché non lo so se mi si sente troppo. Ecco qua. Molto meglio. Almeno ragazzi, l'ultimo video su Pokémon MMO ha fatto più di 100 visualizzazioni. Che cazzo? Cioè, non me l'aspettavo mai. Oggi ragazzi, non c'avevo un cacchio da fare. Ho provato a fare. Ho scoperto come fare anche live su YouTube da connessione dati, nonostante io non abbia fibra, non abbia wifi né nulla. Ho scoperto come fare live stream sia qua sul tubo sia su Twitch se mi venisse voglia di fare una cosa del genere. Ho provato a streamare questo gioco l'altro giorno, ma nonostante sia stato per un'ora non è venuto un cane, quindi che bello. Allora, fammi mettere i fuori, va. Allora ragazzi, io volevo fare un bel aggiornamento con voi su questo MMORPG, perché Pokémon MMO io ne sento parlare di nome dal ancora prima che prendessi Pokémon Sole e Luna, non vorrei dire stupidaggi, perché la prima volta ne sentii parlare da un mio amico che stava a scuola da me, che lui ha giocato i giochi Pokémon di terza e quarta generazione e l'aveva provato molto prima che diventasse quello che è ora. Quando questo mio amico mi parlò per la prima volta di Pokémon MMO, nemmeno ci stava Sinnoh per capirci nel gioco. A dire la verità, credo che a malapena ci fosse Unima, ma va bene. Io ragazzi, ho fatto fino adesso poco meno di 100 ore. Ero sicuro di più, sinceramente, perché me sta a prendere. Mamma mia, se me sta a prendere. Allora, io ragazzi, dopo. Da ottobre che sto giocando, credo, fammi vedere quando cacchio ho cominciato. Sì, 19 ottobre, quindi praticamente è da. Porco cane, non mi dice gennaio, sono quasi. Tra un po' di giorni saranno 3 mesi che ci gioco, porco due. E ancora devo finire tutte le leghe Pokémon di questo gioco. In realtà le medaglie non sto messo male perché. Sebbene io non abbia ancora fatto neanche la Via Vittoria in nessuna regione di quelli presenti nel gioco, ho comunque raggiunto su qui su Rosso Fuoco, ho buttato giù anche la palestra di Smeraldopoli, quindi ho tutte le medaglie della regione di Kanto. In effetti ho anche tutte le medaglie della regione di Hoenn. E ad Hoenn sto a Iridopoli, non, cioè non alla Lega, ma sto all'ingresso della Via Vittoria. Comunque sono arrivato al centro Pokémon che c'è prima della Via Vittoria. E a Sinnoh stessa cosa, sono arrivato al centro Pokémon che c'è prima della Via Vittoria di Sinnoh. Quindi non sto, diciamo, messo malissimo. L'unica pecca, ecco, è che fino a quando non batti la Lega, i Pokémon argento non te li puoi portare, perché ovviamente gli sviluppatori di questo gioco sono talmente sadici che. Eh no, ti piacerebbe andare a sfidare la Lega con i Pokémon al 100? Eh no, sarebbe troppo facile. Quindi, o riesci a batterli con i Pokémon tra il 50 e il 60, o ti attacchi al capo. Bravi, bravi, bravi. Voi sapete come rendere indecente a livello di difficoltà un MMO? Complimenti. Niente, quindi fondamentalmente ho portato buona parte dei Pokémon che ho catturato nella storia. Comunque, ragazzi, avendo preso tutte e 8 le medaglie in 3 delle 4 regioni, vuol dire che il gioco l'ho esplorato ben bene. E, come dire, ne ho preso un bel po',
La maggior parte me li sono portati al 45, perché per esempio qua vedete che ho messo su questo box quei Pokémon che ho preso a Hoenn e a Sinnoh, mentre in quest'altro quelli che ho preso accanto. E tra l'altro, ecco, ho fatto salire al 40 Aerodactyl proprio oggi pomeriggio mentre stavo sul game. Anche se volevo provare a fare la stessa cosa con Lapras e Snorlax, anche perché ce li avevo anche Red, ma soprattutto perché in generale, soprattutto Snorlax come Pokémon è abbastanza ostico se uno lo allena bene, porco due. E poi, ecco, ho catturato negli ultimi giorni Zorua, uno l'ho preso anche dalla GTL. Ora vi faccio vedere, ragazzi, cosa è la GTL di Pokémon MMO. Praticamente sarebbe il corrispettivo su Pokémon MMO della GTS dei giochi Pokémon classici. Cioè, praticamente nella GTS dei giochi Pokémon canonici funziona che tu. Come funziona? Che quando praticamente tu vai nella GTS puoi depositare un tuo Pokémon e metti. Io in cambio di questo Pokémon voglio quest'altro Pokémon, magari poi puoi anche decidere a che livello partire. Io per esempio, ragazzi, parlo per esperienza perché io non ho giocato tutti i giochi Pokémon, però comunque anche dopo Bianco e Nero 2 io ho seguito, anche se in modo molto meno costante, la serie. Ho giocato Zaffiro Alpha, ho giocato anche Pokémon Luna, in effetti 3DS online. Diamante Lucente no, Diamante Lucente l'ho giocato solo offline perché non mi sono mai fatto l'NSO, ma quello è un altro discorso. Però diciamo che ecco, su Pokémon, diciamo che in generale nella GTS di Pokémon funziona così: tu metti il tuo Pokémon sulla rete e chiedi, in cambio di questo Pokémon voglio quest'altro Pokémon a questo livello con magari queste caratteristiche qua. E ti danno quel Pokémon che stai cercando, se lo lasci per abbastanza tempo. Su Pokémon MMO, ragazzi, è una cosa ancora più malsana perché invece di chiedere Pokémon, nel frattempo nel sottofondo potete sentire che ho usato una mod. Questo gioco, ragazzi, con le mod diventa ancora più insano perché è possibile cambiare gli sprite dei Pokémon. Per esempio, vi faccio vedere, ecco, lo sprite di Eevee, ragazzi. Questo qua, come potete dire, Pokémon MMO, ricordiamolo che è un gioco che riprende il metagame e gli sprite di Pokémon Bianco e Nero, perché il metagame e gli sprite sono quelli, sono aggiornati alla quinta generazione. Però attraverso le mod è possibile arrivare ad avere anche gli sprite dei Pokémon di sesta gen. Certo, ci sono un po' di bug grafici perché il client ha qualche problema e per esempio ecco, se vai a visualizzarli nel Pokédex i Pokémon te li mette tutti giganti, anche quando ci sono le schermate dei Pokémon che si evolvono, in effetti da questi problemi. Però nulla di trascendentale per quanto mi riguarda, ecco. Ma anche in generale non è una cosa che rovina chissà quanto, cioè rispetto ai bug indecenti che ho visto riguardo i giochi di nona generazione, ragazzi, perché i bug di Scarlatto e Violetto sono una cosa vergognosa, cioè nemmeno Rosso e Blu avevano sto livello di bug in game. Diciamo che questi di Pokémon, calcolando soprattutto che Pokémon è un gioco fan-made, sono una cavolata al confronto, quindi è una cosa su cui si potrà lavorare anche col tempo. Comunque fondamentalmente nella GTL di Pokémon voi potete direttamente mettere il vostro Pokémon in cambio di soldi. Quindi fondamentalmente, ecco, soprattutto poi i Pokémon che hanno statistiche alte, ad esempio viene in mente gli IV, vediamo un po' questo qua per esempio, questo qua c'ha 30 IV in attacco, viene messo a 3000. Però, allora, facciamo una cosa, cerchiamo per esempio Deino, perché mi è venuto in mente proprio Deino? Facciamo un po' quello più costoso, guarda, questo addirittura 99 milioni di poche dollari, vediamo un po', addirittura 0, ma perché dovete metterlo a sto prezzo disumano se poi c'ha 0 IV in 3 delle statistiche, porco cane. Fammi vedere, questo è shiny magari. Ecco, vedi, è shiny questo Deino e ha 31 IV sia in PS che in difesa e lo mette a 84 milioni. Ma non solo, in realtà in effetti credo che sia più una questione di. Comunque ecco, diciamo che questo è un sistema con cui è possibile ottenere money per
per fare un po' tutto. Poi la cosa un po' infame, mi viene da dire, del gioco è la pensione Pokémon, che oltre al fatto che ti chiede un sacco di soldi per fare accoppiare i Pokémon, se praticamente decidete di mettere alla pensione, questa è una cosa che ho scoperto mentre stavo giocando, se decidete di mettere il... fammi vedere a quanto gli manca lì, fino a star 45, non troppo. Andiamoci a allenare. Ecco, se mettete, come dicevo, Orco 2, i due Pokémon che, po che possono accoppiarsi nel gioco alla pensione, quando arriva l'uovo, i due Pokémon vanno perduti. Cioè, non è come sugli originali che fondamentalmente puoi fare uova e uova e uova, poi fino a quando non ottieni il Pokémon con le IV perfette, nel caso del competitivo, come si faceva nei giochi per DS in passato. No, dovete... Mamma mia, è una roba... Cioè, è una cosa che aiuta sicuramente la longevità del gioco, però è una cosa che aumenta la difficoltà in una maniera troppo cattiva per quanto mi riguarda. Come vi stavo dicendo, ragazzi, con le mod questo gioco acquisisce nuova vita. Per esempio, io adesso come host di canto ho messo la colonna sonora di Pokémon Let's Go, perché nel forum di Pokémon MMO, del gioco di Pokémon MMO, ci sono un sacco di ragazzi che pubblicano mod con cui avere sia gli sprite di sesta, settima generazione, ma anche le musiche dei giochi di Pokémon post bianco e nero. Per esempio, io prima di dover formattare per l'ennesima volta questo computer, avevo scaricato nel client di gioco le colonne sonore per quanto riguarda Sinnoh di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, vi giuro, ragazzi. Per me che ho passato non tutte le ore che ho passato su Pokémon, ma comunque ho fatto un buon centinaio d'ore quasi anche là su Pokémon Diamante Lucente, sentire con questa grafica le host di Pokémon Diamante Lucente, ma con la formula di questo gioco, cioè massive multiplayer online, è qualcosa di allucinante. Allora, vediamo un po'. Io volevo andare a Nepepoli. Sì, lo so, sembra un controsenso andare a Nepepoli per allenare il Lifion, però non andava. Tra l'altro adesso c'è stato anche l'evento di Natale, come si può vedere da qui. Questi praticamente sono messi solamente a scopo decorativo, a quanto ho capito. Però fondamentalmente in certe città, se voi andate a cercare bene, ci sono i Delibird che hanno perso in giro per Kanto, Hoenn, Sinnoh, tutte le regioni presenti su Pokémon MMO, dei pacchi regalo che dovevano consegnare. Se voi glieli riportate, gliene portate 5 a testa, i pacchi regalo in questione si trovano a caso nell'overworld di gioco e sono come Pokéball normali, solo che poi quando andate a cliccarci sopra c'è scritto regalo di Natale, non mi ricordo esattamente che nome c'aveva, c'aveva un nome strano. Se voi ne portate 5 a Delibird vi ricompensa. A me per esempio mi ha dato 5 proteine, che sono quelle che aumentano, mi sembra, l'attacco, una cosa del genere. Non ci ho mai capito un figo secco di competitivo in anni e anni di Pokémon, raga. Quindi perdonatemi se non mi ricordo quale vitamina fa aumentare quale statistica, ma è una cosa che prima dei Sole e Luna non mi sono mai cagato, sinceramente. E anche su Sole e Luna, in effetti, facevo cagare competitivamente parlando, ma quella è un'altra storia. Allora, io volevo far salire al 45 Lifion, così me posso mettere in box pure lui. Uno Swinub. Doppio calcio. Allora, vediamo un po'. Un bel doppio calcio. Questo. In realtà potrei anche usare Moserba perché Swinub è di terra, ma c'avevo voglia di far figo usando doppio calcio. Che cazzo. Sì, poi tra l'altro... Aspetta, fammi vedere che cacchio vi volevo vedere. Non qui. Ecco, vedete per esempio quella cosa. Un'altra delle cose oscene di questo gioco è il level cap. Cioè, io per esempio su Sino, come dicevo, ho preso tutte le medaglie, compresa quella di Corrado ad Arenipoli, e sto alla Via Vittoria. Però, nonostante questo, io se non faccio
faccio, se non riesco a buttare giù la Lega con annessa Camilla, i Pokémon oltre il 60 posso scordarmi di mandarceli. Quindi questo per farvi capire, ragazzi, quanto è veramente, quanto richiede dedizione e impegno un gioco come Pokémon MMO. Poi la cosa bella è che questo gioco in realtà all'atto pratico sarebbe un emulatore, perché come vi dicevo nell'ultimo video che ho registrato su Pokémon MMO, il gioco per funzionare richiede le ROM dei giochi Pokémon per DS e Game Boy Advance, quindi di fatto è un emulatore MMO che legge i giochi di Pokémon e li mette in sede cinonima, quello è un altro discorso. Quindi, raga, anche se con quelli lì io non ci metterei la mano sul fuoco, comunque non so quanto possa essere fattibile per Nintendo provare a buttare giù un gioco del genere. E io mi auguro che non succeda mai, ragazzi, perché visto come stanno finendo gli ultimi giochi Pokémon, io, ragazzi, quando ho venduto il Nintendo GameCube recentemente. Aspetta, fammi abbassare pure gli effetti sonori, porca miseria, se non mi si sente niente qua. Allora, meno. Ah, fammo così, porco, faccio prima. Che cazzo? Ok. Cioè, io ragazzi, mi auguro che un gioco come Pokémon MMO, nel lungo periodo specialmente, non venga mai, non si trovi mai il modo di buttarlo giù, ragazzi, perché il modo in cui Pokémon sta finendo è una cosa vergognosa. Io, ragazzi, quando ho visto tutti i bug, glitch grafici che affliggono. Poi magari in realtà Pokémon Scarlatti e Pietrizia non sono neanche brutti giochi. Ho visto la recensione di Falconero, che è uno youtuber che seguo, che ha detto che in sé Pokémon Scarlatti e Pietrizia non sono giochi brutti. Il problema è come sono stati curati poco. Perché di fatto, ragazzi, a me quello che mi fa incazzare non è tanto i giochi Pokémon insieme, ma è la loro fanbase, ragazzi. Io, ragazzi, da quando è uscito Pokémon Go, che conosco gente online giocando a Pokémon, e metà di sta gente l'ho dovuta bloccare, o comunque ci ho dovuto tagliare i ponti. E comincio a capire perché. Perché la fanbase di Pokémon, ragazzi, è di una tossicità, per non dire bimbo minchiosità, clamorosa. Cioè, io quando uscirono Pokémon Scarlatto e Violetto, ragazzi, vi non ci avete neanche idea di quanta gente ho sentito dire. A me non fanno troppa buona impressione, però visto che è Pokémon e io ho sempre comprato tutti i giochi di Pokémon, lo comprerò lo stesso perché i giochi di Pokémon li ho sempre presi tutti. Ma che cazzo di ragionamento? Io, ragazzi, veramente, cioè, mi da piangere a pensare a vedere una cosa del genere. Cioè, io posso dire, ragazzi, che ho giocato Pokémon da quando ancora c'era la prima gen, perché sono classe 93 fino a Bianco e Nero 2 senza saltare mezzo titolo. Ho giocato pure Pokémon Cristallo, che è stata secondo me la peggior terza versione di Pokémon mai rilasciata. Non perché facesse cagare, ma perché era quella più anonima. Su Pokémon Giallo potevi avere tutti e tre gli starter, su Pokémon Platino potevi e Smeraldo potevi prendere tutti e tre i leggendari. Su Pokémon Cristallo c'erano le differenze minori. Cioè, c'erano giusto gli sprite animati dei Pokémon, la torre bruciata che era stata reskinnata, ma poco altro. Cioè, però comunque anche quel gioco ce l'ho avuto. Cioè, io fino a Pokémon, fino a Diamante Lucente, ho avuto almeno un gioco Pokémon per ogni generazione, quindi non posso definirmi esattamente un detrattore di Pokémon. Ma se tutti i prossimi giochi di Pokémon vengono non fatti, ma curati come Scarlatto e Violetto, ragazzi, perché il problema di Scarlatto e Violetto, credo sia palese, è più la cura che non il gioco in sé. Perché poi magari se uno va a vedere, a parte i dettagli grafici o magari il design di certi Pokémon, il gioco è fatto bene. Non è uno, no, cioè, io, ragazzi, per arrivare a considerare un gioco peggiore di Pokémon Let's Go, bisogna veramente farmi ci impegnare. Pokémon Scarlatto e Violetto sono arrivato a considerarli in quel modo, ma per un discorso di cura, non per altro. Cioè, se avessero voluto, se avessero avuto il tempo o anche la motivazione, mi viene da dire, per curarli meglio. Io Pokémon Scarlatto e Violetto l'avevo preso al Day One. Cioè, ragazzi, il giorno che c'è stato il Day One di Pokémon Scarlatto e Violetto, io stavo al centro commerciale qua a Bologna
E non li ho presi perché ho detto voglio aspettare e vedere come vengono accolti. Se saranno accolti bene dalla fanbase, magari ci faccio un pensierino, visto che è da Pokémon Sole e Luna che non compro un gioco inedito di Pokémon e prima ancora da Bianco e Nero 2. Però non è andata esattamente così. E io allora ne rifiuto, mi rifiuto. Cioè, se io ragazzi auspico veramente che Pokémon si dia una svegliata, anche se vista la fanbase bimbomicchiosa che si ritrova, la vedo difficile che Nintendo e The Pokémon Company si trovino motivate a fare un gioco particolarmente fatto bene rispetto alle ultime uscite. Cioè, ragazzi, io ho visto addirittura e ho contribuito anche, ho visto la media score di Pokémon Scarlatti e Violetto su Metacritic, che c'è da piangere, cioè nemmeno Spada e Scudo così male, cioè io non ci volevo credere quando ho visto che avevano fatto perfino peggio di Spada e Scudo, che sono stati considerati dei giochi veramente sotto la media per quello che riguarda il franchise di Pokémon. Mi volevo mettere le mani nei capelli, ragazzi, o si cominciano a dare una svegliata, oppure io ragazzi in futuro mi metto su Pokémon MMO. Magari continuerò a seguire il franchise, che so, con Pokémon Go che ce l'ho dal 2016, con Pokémon Unite, con che cacchio ne so, col manga, se decidono anche di fare un anime basato sul manga, meglio ancora. Ma a questo passo io la serie principale, ragazzi, la mollo, eppure ed è brutto, cioè. Forse potrei perfino valutare di seguire i giochi più per gli spin-off che che per la serie principale, cioè magari esce in sta nona generazione il remake di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo, mi compro quello e i giochi di nona gen li lascio in panchina, cioè però veramente, cioè se continua così, io ragazzi mi auguro solo una cosa, a prescindere da come sarà il brand in futuro, io mi auguro che non facciano cavolate con i remake di quinta generazione, perché visto l'andazzo, io mi sto a cagare sotto come non mai, ragazzi. Perché Diamante Lucente e Perla Splendente avevano dei limiti, oggettivamente. Avevano tanti limiti. Non c'era l'episodio Delta, non c'era come su Zaffiro Alfa, come dire, non c'era anche. Non hanno messo il parco lotta esattamente come su Zaffiro Alfa. Non. Però perlomeno, cioè, io ho visto molta gente massacrare anche Diamante Lucente su Metacritic, ma anche in generale per me Diamante Lucente e Perla Splendente non sono stati giochi male. Cioè, io gli ho dato un 8 come voto personale, anche se potevano fare molto molto di più. Però mi auguro veramente che per Bianco e Nero non si scenda almeno sotto quello standard, ragazzi, perché Diamante Lucente non è un brutto remake, ma non è Soul Silver, per esempio. Cioè, a me viene in mente, ragazzi, Pokémon Heart Gold e Soul Silver, che sono stati i giochi Pokémon miei preferiti e quelli che ho giocato per più ore. Cioè, su Pokémon Soul Silver ho fatto oltre 460 ore di gioco e ho lo stesso salvataggio dal 2010. Questo la dice lunga su quanto mi abbia preso come JRPG Pokémon Soul Silver in vita mia. Cioè, Pokémon Diamante Lucente gli può fare le scarpe, Pokémon Soul Silver. Io mi auguro che non si scenda sotto quel livello, ragazzi, perché, cioè, se vanno a rovinare la quinta gen, che è stata la generazione a detta di molti dopo la quale il brand Pokémon ha cominciato il suo declino, c'è da piangere, c'è veramente da piangere. E io non voglio immaginare uno scenario del genere per quella che è stata la mia serie videoludica preferita, perché questo è stato Pokémon. Cioè, ho giocato Super Mario, ho giocato Crash Bandicoot, io in vita ho giocato anche altri videogiochi, Harry Potter, i giochi della Warner Bros, ho giocato Bomberman, cioè ne ho giocati tanti, Wario Land, ho giocato il 3. Nessuna serie per me ha avuto il valore storico che ha avuto Pokémon, e se ragazzi non. Ma perché devo scappare per uno Zubat, porco due? Scommete se me vanno a distruggere la serie come stanno già facendo da ormai diversi anni a questa parte, e soprattutto me vanno a rovinare i giochi di quinta generazione, ragazzi. Magari non conta un cavolo, perché tanto Pokémon fattura lo stesso, dai. Ho portato lì fino al 45. Mo aspetta.
Lanza spada, sai che non lo so, perché c'è rinfrascata che cura i problemi di stato. Comete che è infallibile però è normale. Foglie lama che leva. Che fa quasi sempre brutto colpo. No, non è vero, quasi sempre no, però. Ci sono più probabilità che critti, però c'ha meno precisione. Doppio calcio che è di tipo lotta, però è doppio calcio. No, dai, io no, non glielo insegno, è bella. Andiamo a depositare il Lifione nel box, va. Porco due ragazzi, cioè. Mi viene da piangere l'idea di quello che potrebbe succedere al franchise dei Pokémon nei prossimi anni, perché soprattutto se la fanbase dei Pokémon continua a essere così tanto leccaculo, ragazzi. La vedo nera. La vedo veramente nera e non oso immaginare Non oso immaginare. Allora, andiamo a depositare il Lifione. Prendiamogli la cintura nera che possiamo darla ad altri. E tu vai vicino Glaceon. Che cacchio. Ok. Ah, tra l'altro sì, ho preso pure Rotom negli ultimi giorni all'antico Chateau. Ah, vicino Epopoli. Non vi dico neanche, ragazzi, che agonia c'è. Cioè. Nonostante fosse al 20, ma ci hanno dovute buttate. Spero che mannaggia lui. Fammi vedere un po'. Mi sembra che l'ho preso con la Mega Ball comunque. Vediamo un po'. No, con la Scuro Ball l'ho dovuto piallo. Ma resta il fatto che. Oh, mamma mia, ho sudato per piallo. Se non riuscivo a prenderlo, dovevo aspettare di sta dopo la Lega. E la Lega, no. La Lega Pokémon di Sinnoh, mamma mia, sarà una delle cose più indecenti da fare su sto game. Forse non come quella di Rosso e Blu, perché su Rosso e Blu alla Lega puoi portare i Pokémon a un livello ancora più alto di quello che potresti avere alla Lega di Sinnoh e Hoenn. Però comunque la Lega di Sinnoh, ragazzi, sarà una roba improponibile per quanto mi riguarda da fare. Vabbè. Io direi che posso anche stoppare il video qua. Voi ragazzi, come al solito, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e tutte le altre bla bla bla. E fatemi sapere se volete altri video di questo tipo. Mamma mia, che bello. E buon anno ancora.